Bella ragazzi, bentornati alla nostra modalità allenatore. E siamo in pieno calciomercato, come vedete, siamo a metà di luglio e quindi continuano ad arrivare offerte per vari giocatori, offerte di prestito, di acquisto, controfferte, offerte. Siamo in pieno fermento, ecco. E è stata accettata la nostra offerta per Nelson, quindi gli offriamo un contratto. Diciamo come era sua richiesta, e lo stesso facciamo per Zuma, che invece conosciamo già molto meglio grazie alla passata stagione con l'Udinese. Arriva un'offerta del QPR per Abdellaoue, che il suo valore sulla carta è di 8 milioni, quindi gli offriamo come controfferta 7 milioni e 9. Non per altro, perché io avrei voluto anche tirare di più sul prezzo, però è anche vero che in questo momento non abbiamo tanti fondi e quindi ci permetterebbe, la sua vendita ci permetterebbe di partire subito con nuovi acquisti, ecco, che se no non potremmo fare. È stata accettata anche l'offerta per Felipe Santana e abbiamo offerto anche il contratto per lui e andiamo avanti. Siamo al 18 di luglio e simuliamo per arrivare a questa schermata dove Nelson viene accettato. E quindi confermiamo e viene nella nostra squadra. Lo stesso facciamo per gli altri due difensori che arrivano tutti, diciamo, questi tre difensori arrivano tutti e tre mano nella mano nello stesso momento nella nostra squadra. E quindi con Felipe Santana, Zuma e Nelson abbiamo completato praticamente il reparto nel giro di un giorno. E senza contare chiaramente il terzino sinistro che è già nostro, che è Pander. Che non si tocca assolutamente perché è veramente forte, una sorta di, potremmo chiamarlo senza che si offenda, ecco, difficilmente ci sta guardando, ma per non offenderlo potremmo dire che è una sorta di Kolarov dei poveri, nel senso che ha un ottimo piede, però anche difensivamente è forte e quindi assolutamente lui non si tocca. E andiamo adesso a vedere il portiere. Portiere titolare è Ziller, che è decente, è bravo, ma contenta, ecco. Ma andiamo nel Birmingham City a prendere questo giovane 19enne Jack Butland, che fonti mi dicono salga molto velocemente, quindi mi fido, ecco, non lo conoscevo, ma mi fido e in ogni caso è sicuramente utile avere un giovane portiere come sostituto per fare un po' di turnover, far rifiatare anche il portiere titolare nelle occasioni più importanti, cioè per le occasioni più importanti. Andiamo avanti, qua vedete la mia formazione che ha tenuto quella predefinita dell'Hannover, il 4-2-2-2, che però in realtà è un 4-4-2 offensivo. E guardate un po' la formazione, potreste ispirarvi se volete usare anche voi l'Hannover, potete ispirarvi un po' a come l'ho fatta io, ecco. Ho cercato di togliere il trequartista e di fare una formazione con due difensori, con due centrocampisti difensivi e due ali molto alte che quindi potessero creare ottima superiorità in attacco. Prima amichevole contro il Torino ho deciso di giocarla invece di simularla come faccio di solito. E questo è il primo gol di Diouf, il primo gol con noi sulla panchina dell'Hannover. Diouf che sicuramente vi consiglio anche secondo me più forte di Yakonan perché è più debole come statistiche complessive, però è veloce, ha un'ottima finalizzazione, un ottimo tiro, anche il controllo palla è buono, quindi ve lo consiglio, è il nostro finalizzatore ideale. Avete visto intanto che Diop del Torino aveva pareggiato i conti, qua Yakonan sbatte contro il difensore del Torino, ma ci pensa Diouf a fare la sua doppietta che per noi significa 2-1 sul Torino. E ottime risposte quindi da parte della nostra squadra, se contate che come avevo promesso quando allenavo l'Udinese ho alzato la difficoltà a campione. E tra l'altro non basta perché Diouf, che poteva tranquillamente fare la tripletta, decide di regalare questo passaggio semplice semplice per Musa, che quindi può subito regalare, cioè stampare un sorriso su questo suo debutto nella nostra squadra. La maglia, come vedete, questa qua, diciamo rossonera a righe, senza il nome dietro, per chi non lo sapesse, l'ho acquistata su EA Sports FC.
con diciamo, i crediti che avevo ricavato da FIFA 12. Ed è la maglia storica, ecco, che non userò spessissimo, però alcune volte mi piace tirarla fuori. Quindi, se la volete, dovete andare nel catalogo della EA Sports FC e sbloccarla. Non penso costi tanto. E adesso abbiamo, come avete visto, abbiamo vinto la nostra prima amichevole col Torino 3-1. E vado a cercare un po' il mio pupillo, come avevo anticipato nello scorso video. Cioè Kenwyn Jones del Trinidad e Tobago, abbastanza difficile da pronunciare, che gioca nello Stoke City in Inghilterra, e ve lo consiglio tanto perché costa 4 milioni, ha 27 anni, ma in realtà so per certo perché l'ho già usato e lo usavo anche l'anno scorso in Ultimate Team ed è veramente forte. È un 76, nonostante abbia 27 anni, sale ancora. Dovrebbe arrivare addirittura all'80, se non 82 di totale. E in più, anche se avete una squadra forte, ve lo consiglio come panchinaro perché fisicamente è devastante, è quasi impossibile buttarlo giù, una sorta di mini Drogba. E ha un'ottima finalizzazione, oltre ad avere una fisicità che gli permette di essere forte anche di testa, quindi veramente un cecchino lì davanti. Adesso, senza dilungarmi troppo, avete visto che è stata accettata l'offerta per Bootland, quindi abbiamo offerto il contratto. E invece Sydney Sam, che è il mio obiettivo primario per la fascia destra, ha detto che non gli bastavano gli euro che gli avevamo offerti, e quindi invece di modificare l'offerta ho preferito promettergli un ruolo chiave nella squadra. E intanto Baister, che era il mio altro obiettivo per la fascia destra, lo metto in attesa. Qua è arrivata l'offerta del West Bromwich per Diouf, che era sui 7 milioni e 5 e il suo valore in teoria è 6 milioni e 5, quindi era ottima. All'inizio ero tentato di fare una controfferta molto alta, ma poi per paura di perderlo ho rifiutato del tutto perché comunque non me la sento di lasciare andare in questo momento quello che ci ha dato delle risposte migliori sul campo. E quindi assolutamente, visto che mi piace anche come attaccante, preferirei tenerlo, ecco, tenermelo stretto. E Kenwyn Jones intanto bisogna offrire di più perché non ci sta a venire, diciamo, col prezzo base, con lo stipendio base. E andiamo a simulare la nostra amichevole di inizio agosto col Montpellier. E Hannover Montpellier simulando finisce 4-1, gol di Diouf, Fuzzi e doppietta di Stindl. E quindi insomma questo precampionato fa promettere molto bene perché abbiamo vinto anche simulando, il che vuol dire che la nostra formazione viene letta come vincente anche dal computer, ecco. E continuiamo a fare offerte per Sydney Sam, alzando un po' l'ingaggio, sperando che stavolta accetti. Gli ho offerto il nostro esterno destro iniziale, che era Stindl, più 500.000 euro, quindi l'ho preso praticamente gratis, come una sorta di scambio alla pari. Ma in realtà Sam ha tante di quelle caratteristiche, di quelle qualità, soprattutto in velocità e in dribbling, in classe, che assolutamente non è paragonabile con Stindl, anche se era un ottimo esterno. E quindi abbiamo risolto anche l'esterno destro. A questo punto ciliegina sulla torta, lo Stoke City accetta per Jones e quindi gli offriamo il nostro contratto. E speriamo entro la fine di questo episodio di farvi vedere che l'ho accettato, che ha accettato e che quindi l'abbiamo acquistato. Continuiamo a simulare, arriviamo a metà agosto e arriva questa offerta per Edgeman di 500.000 euro dall'Anderlecht, il suo valore sarebbe 600.000 e io faccio come controfferta 600.000, che è un po' a metà strada, e sperando che così ce lo possiamo levare dalle scatole il prima possibile. Infatti viene venduto, ah no scusate, viene fatta una controfferta da parte dell'Anderlecht per 525.000, che non è proprio quello che volevamo, però abbiamo accettato perché questi giocatori qua prima te li togli dalle scatole meglio è, perché
perché ti mangiano anche un sacco di ingaggio, quindi anche se non ti offrono tanto, poi dopo con l'asticella del budget puoi sempre sistemare. E per concludere l'episodio abbiamo preso anche Kenwyn Jones e finiremo il calciomercato nel prossimo episodio, quindi voi continuate a seguirci, a mettere mi piace e alla prossima.